Bentornati in Sonic Forces Overclocked, la mod sequel di Sonic Forces. Nello scorso episodio abbiamo visto lo scontro tra Sonic e Spina con New Metal Sonic e Infinite, ovviamente, in cui New Metal Sonic spedisce Spina nello spazio nullo, ma Spina riesce miracolosamente a fuggire dallo spazio nullo e si ritrova nel relitto del Death Egg. Con la sua segnalazione di posizione, i nostri eroi dovranno cercare di recuperarlo, cercare di aiutarlo in qualche modo. Anche perché Sonic fortunatamente è uscito vivo dallo scontro ed è tornato al quartier generale. Adesso vedremo cosa succederà in questo terzo atto, che è l'ultimo atto di Sonic Forces Overclocked. Quindi io direi di non perdere tempo e di andare con il prossimo livello. Andiamo! The Death Egg? How do you wind up there? No idea! But I think this may have just clued us in on where Infinite and Neo have set up shop. Do you think they're using it as a power source for the Ruby again? Well, this scan seems to confirm it. The core must be back online, acting as a power source for the Ruby. Wow, the readings for it are off the charts! No wonder reality is a total mess right now. Okay, easy. The idiots rebuilt their power source in the same exact place as last time. Seems simple enough. Let's just break in again and smash it. Doesn't look like it'll be that easy. The Death Egg seems to still fortify the core, and they've upped the ante a little in terms of defenses. We'll need to move our entire fleet's assault to focus on this if we want any chance at breaking in. Could be very messy. Look, we've still got a homing signal on the kid's location. The fleet could be a distraction while I slip in, find the kid, and then get to the core. Sounds like a fairly solid plan. We'll prep what remaining ships we have for an all-out assault. So, is this the fabled Operation Big Wave 2.0? Yes, actually, I thought of it in 2 minutes this time. Wait, shut up! Bene, siamo qui con Dead Atmosphere, lo stage numero 6, che è uno stage dell'Avatar. Andiamo! Making final maneuvers. Not too long now before they deploy countermeasures. How we looking, Tails? Ran into a small issue. We can't just destroy the core like last time. These beefed up defenses mean I'll have to hack into it and shut it down from within. Here, Sonic, take this. If you find any sort of console or computer hooked up to the core, plug it in and leave the rest to me. You're a miracle worker, pal. Though, what's the plan if Neo and Infinite catch wind of what we're up to? Well, once Tails hacks in, maybe you could try to get their attention and lure the two away to someplace else. It may buy Tails some extra time. Man, you guys are so good at on-the-spot decision-making in life-or-death situations. Loving it. Assuming things don't go south, chili dog's on me later. Ugh. Good call putting the core in the exact same place Eggman stuck it last time. Now they're on their way to blow this place to Kingdom Come! It is evident that you merely lack the comprehension to understand where exactly your power comes from. We require an immense amount of energy to maintain the Ruby's power, especially for two. Fortunately for us, we already have everything we need right here. That being said, this is indeed an unforeseen turn of events. I did not expect them to find out this quickly. Yeah, well, looks like your plan had a few tiny holes. The core is still charging. We've yet to reach our full strength. But do not fret. For every second, we grow stronger. It won't be long before the core is fully charged. And once it is, that insubordinate hedgehog will kneel before me. In the meantime, we will take the necessary precautions to protect the core. Deploy the battalion. We will crush their pitiful little band. Terrific. Well, I suppose we can just chalk this one up to Eggman's brilliant programming. E partiamo subito. Così abbiamo scoperto che il rubino fantasma non è ancora al massimo, eppure ha già fatto un sacco di danni. Se vi ricordate bene, questo stage dovrebbe essere il terzo o il quarto, adesso non mi ricordo precisamente, però è il secondo stage dell'Avatar in cui dovevamo entrare nel Death Egg per liberare Sonic, se vi ricordate bene. Invece stavolta dovremo andare via dal Death Egg e dovremo incontrare Sonic al centro dove si trova il nucleo. Fighissima sta scena. E ovviamente, come per tutto il gioco, questo gioco,
lo stage sarà molto più lungo rispetto all'originale. È un pochino più difficile per quanto riguarda gli ostacoli che vengono messi davanti, mamma mia. Olè. Attenzione qua. Questa è una parte un pochino più lenta, ma cerchiamo di farla lo stesso velocemente. Perfetto. Fatemi recuperare il ring rosso. Bene. Come sentite, la musica è un pezzo nuovo, in cui però la strumentale è praticamente un remix della traccia originale. Questo era il segmento finale del livello originale. Però ovviamente adesso vedremo cosa ci sarà oltre questo corridoio, anche perché non l'abbiamo mai visto. E via! Attenzione. Ok, qui devo essere preciso. Perfetto. Il ring rosso è veramente difficile da prendere, perché bisogna essere proprio al centro precisi. E non è facile in derapata. Ora abbiamo la seconda sezione, che è molta ad ostacoli, però non è troppo difficile. Ma visivamente è proprio un bel vedere. Cerchiamo di non farci colpire dai laser. Hop! E parte finale! Ed eccoci arrivati! Ottimo! 3 minuti e 05, sicuramente dura almeno il doppio di quello originale. E abbiamo preso la nostra S. Bene, questo stage è molto molto bello, ma tutti questi stage che vedremo adesso in questa sezione, in questo ultimo atto del gioco, sono veramente fenomenali, secondo me. Perché danno completamente un'atmosfera diversa al tutto. Hey, there you are. Question though, seriously, how'd you even get up here? Whoa. Well, they certainly got the mood down, Pat. The ominous lighting, monochromatic color scheme, nice and creepy. All right, Tails, work your magic. These firewalls are pretty complex. It's doable, but I'll need some time to hack it. Don't worry, pal. We'll buy you as much time as we can. Any idea where Neo or Infinite are? They were spotted pretty close to the front lines. Seems like they want to handle this personally. Easy. We'll swing by there, try and create as much noise as possible, then lead Pointy and Edgy someplace away from the core. Where that someplace is, we'll cross that bridge when we get to it. All right, sounds good. You got this, Sonic. A walk in the park. I got this. Everything okay, kid? All right, then. Let's rock! La spina non sembra molto a posto, però lo show deve andare avanti. Soprattutto con il nuovo stage, che è lo stage numero 7, Meteor Rush, che, se vi ricordate bene, è forse lo stage più bello dell'originale Sonic Forces, che è Eggate. Quindi aspettatevi grandi cose, perché questo è lo stage anche migliore di questa versione, quindi ne vedremo veramente delle belle. Andiamo! E si parte! Parte ovviamente come l'originale, per poi essere un livello incredibile. E via! Abbiamo molta più libertà rispetto allo stage del gioco normale.
e soprattutto è molto più difficile. Ci sono tantissime strade. Noi adesso prendiamo quella centrale cercando di evitare gli ostacoli. E cercherò di prendere tutti i ring rossi, perché mi piace, questo stage veramente mi piace completarlo al 100%. È veloce, ricorda un po' Egg Fleet da un certo punto di vista, che già era un bellissimo stage in Sonic Heroes. E poi la musica è incredibile, remix ovviamente di Eggate, anche quello. E guardate, viaggiamo in mezzo ai meteoriti. Olè! Che bellezza! Facciamo un po' un giro della morte. Tutto questo è veramente una parte nuova, eh? E adesso ritorniamo al livello normale. Anche se pure questa parte è un po' modificata. Hop! Attenzione! Qua ci sono rail rotto ovunque. Niente robottini questa volta. Solo level design. Ora arriviamo alla nuova parte 2D. E attenzione, perché cercherò di tagliare la strada. Vediamo se riesco. No, beh, devo usare il fiamma. Sono più le volte che non ci riesco che quelle che ce la faccio. Per questo mi sono tenuto il fiamma. Passaggio segreto. E via. L'originale qui era la parte finale, se vi ricordate, con quella cutscene che sembrava Star Wars. Mentre qui invece c'è un'altra parte molto estesa. Attenzione. Tagliamo qua. E via. Che bellezza che è sto stage, mamma mia. Hanno fatto un lavorone. Adesso ci dirigiamo all'ultimo ring rosso, in un percorso laterale. Ed eccolo. Abbiamo preso tutti i ring rossi, quindi ci rimane soltanto da finire il livello. Ed entrare nel Death Egg, perché questo è quello che andremo a fare adesso. Se non ci facciamo colpire, ovviamente. Benvenuti sul Death Egg. Sezione finale con le rail. Cerchiamo di non cadere e non farci colpire, possibilmente. E hop! Oh yeah! E abbiamo finito! Vi ricordate questa parte? Abbiamo finito tutto, alla grande. Questo stage è bellissimo. 4 minuti di pura azione. Non c'è un momento morto ma che sia uno. Bello, bello, bello. E io ho preso quasi tutte le scorciatoie. Quindi se lo giocate normalmente potrebbe durare anche di più, ma questo è veramente lo stage più bello del gioco. Non solo dell'originale, anche in questo hanno fatto un lavorone, l'hanno esteso tantissimo, mille strade diverse, incredibile. Anche solo per giocare questo stage vale la pena giocare questa versione. E infine siamo arrivati al boss finale, o ai boss finali, perché dovremo affrontare Infinite New Metal Sonic. E ne vedremo veramente delle belle, perché il prossimo stage è in una sorta di spazio nullo. Ok, game plan. Ain't no way we're beating those two in a fair fight. Last time was sort of proof of that. All we need to do is stall them long enough for Tails to shut down the Ruby's core, and at that point, those two are no more harmless than a motobug. Sounds easy enough on paper, but
Whoa! Hey, all good, bud? What's up? You seem a bit... Oh. Is this about what happened before? Okay, buddy. We don't have much time, so I'll try to make this quick. I think a bit of an apology is in order, because admittedly, I've been screwing up big time lately. I get that. I get so in the moment, fired up, that I jump straight in without even thinking about it. It's my style, you know? Gotta stay on the move. Okay. Look, what I'm trying to say is, I'm sorry. I went in over my head and nearly screwed everything up. But trust me, I won't make the same mistake twice. I can't forget who helped me get this far in the first place, can I? This time's gonna be different. I promise. I'm not gonna solo it this time. I'll even let you take the lead on this one. 'Cause hey, after all, you're not a rookie anymore. You! Impossible. How did you get out of null space alone? I don't know. But those cheap parlor trick portals are pretty useless, aren't they? Man, oh so terrified of these stupid gemstones. I'm sick of these dumb illusions. All that power's amounted to be a pretty big pain in my ass. Enough! It's time to end this. Be ready for anything, partner. Looks like things are about to get a little weird. Eccolo, pronto a combattere. Questa battaglia comincia un pochino come quella di Metal Sonic, come l'originale, ma è un'illusione, perché, come tutto lo stage tra l'altro, perché appunto si trasformerà in un vero e proprio stage in cui ovviamente dovremo anche colpire i boss. E rivivremo un pochino altri livelli, ma in questa sorta di spazio nullo. Che è fantastico. Lo spazio nullo doveva essere così. Un livello intero fatto con illusioni e tutta roba strana. E qui l'hanno fatta e l'hanno trasformata nella boss battle finale. Attenzione qua. Ho mancato il fiamma, ma non fa niente. Olè. Oh. Andiamo a sinistra. Ho rischiata lì. Sto cercando di prendere anche i ring rossi. Anche perché prendere S qua non è semplicissimo. Perché non solo bisogna sconfiggere i boss, ma bisogna anche fare decentemente lo stage proprio. Siamo al ponte rosso, che non è più rosso, diciamo che è viola ormai. Piccola citazione anche al boss di Infinite. Ci sono un sacco di citazioni qua, anche nei dialoghi. Non so se avete colto. Perfetto. E ora andiamo a sinistra, che c'è una scorciatoia che ci condurrà al ring rosso. Prendi questo, Infinite. Che te lo meriti. Dov'è Neo? Metropolis. Hey, I'm not hearing you come up with any bright ideas. Look at you two. Arguing like an old married couple. How we doing, Tails? Attenzione. Sono un attimo concentrato adesso. Ok. La parte difficile è andata. E adesso dobbiamo soltanto finire l'ultima sezione. E dobbiamo anche prendere il ring rosso finale. Eccolo qua. E praticamente abbiamo finito il boss.
Grande Tails. Sempre efficiente. Ci siamo. È la fine. Not too high and mighty now without your disco ball of energy, aren't you? You idiot! How could you let them? Silence! I will no longer tolerate such insolence. We must combine our powers to finish this. But you guys are a match for this. Turbo doppio! Come in Sonic Rush. Oh yeah! E abbiamo finito il final boss, il boss finale. Siamo riusciti a prendere S? Oh, mamma mia, a malapena, però abbiamo preso tutti i ring e sono soddisfatto. Bellissimo boss finale. Così doveva essere fatto un boss finale, anche in Forces. Ma veramente questa mod mi ha stupito in modi che non avete idea. Per questo che ho voluto giocarla e ho voluto mostrarvela, perché è un prodotto eccezionale, davvero. E adesso ci rimane solamente da vedere come finiranno, come finirà la storia dei nostri eroi. Siamo arrivati alla fine. That's how it's done. Put it there, bud. Sonic! Hey, looks like the gang's all here. Great timing. Did you two win? We'd probably be sleeping with the fishes otherwise. Anyway, what's the deal here? Wasn't there like a war going on outside a moment ago? All of the robot army spontaneously shut down not too long ago. Readings are showing all traces of the ruby dissipating. Reality's starting to return to normal. Well, I guess that wraps it up for the Phantom Ruby then. Yeah, let's hope. I'm done with all these illusions. Mess with your head, something fierce. Second that. I mean, hey, in the end, things fell pretty well into place, huh? Yeah, and you have me to thank for that, by the way. Eggman? How did you... When they sent me to Null Space, Dumb and Dumber managed to forget that I literally created Null Space. And was left with the tools to manipulate it from within. Just not enough to get yourself out. Go figure. But enough that I managed to redirect your little friend up here, which enabled you to find the core. Bada bing, bada boom. Well, thanks for the assist, Eggman. Though, you do realize you're still going away for a long time, right? You're sort of responsible for a decent majority of this. What, did you think I was actually stupid enough to tell you this in person? I'm already away, hatching a new scheme to put you and your little resistance to rest. Classic. Well, catch you later, Egghead. Likewise, rodent. Right. Well, a little anticlimactic, but at the end of the day, a win's a win. So what do you say, guys? Should we get going? I take it cleanup's gonna be set back a tad bit. Yep, and I'm not letting you run off this time. We're gonna need all the help we can get. Yeah, I guess that's fair. E siamo arrivati alla fine di Sonic Forces Overclocked. Che dire? Questa mod ha realizzato un pochino quello che era il potenziale latente dell'originale Sonic Forces. L'ha reso molto più cupo, con una storia molto più dark. È vero che è più corto rispetto all'originale, però, insomma, bisogna anche capire che rifare tutti e 30 gli stage avrebbe comportato uno sviluppo di anni per un qualcosa che fondamentalmente non avrebbe guadagnato niente, perché questa mod è gratuita, quindi è tempo speso dagli sviluppatori e da chi ha contribuito a tutto questo, quindi gli artisti, chi ha scritto i dialoghi, chi ha doppiato i dialoghi, i level designer, tutta questa gente che vedete qua elencata ha lavorato gratis, gratuitamente, nel proprio tempo libero per cercare di darci un prodotto che fosse il più finito possibile e il più incredibile possibile, nel minor tempo a disposizione. Ed è stata un'esperienza fantastica, quindi ringrazio tutti quelli che hanno lavorato a questa mod, perché veramente mi hanno fatto vedere, grazie forse al potere del Rubino Fantasma, una realtà alternativa in cui Forces ha espresso il pieno potenziale. Detto questo, vi ringrazio di essere stati con me.
Mettete un like e commentate, mi farebbe molto piacere. Iscrivetevi e premete la campanellina per rimanere aggiornati con i video se avete voglia. Non è obbligatorio come vi dico sempre, ma mi farebbe molto piacere. Quindi vi lascio con il resto dei crediti, mi raccomando guardate la scena finale post credit e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao! This is just great. Real Peachy. Stuck, powerless, in an endless void of nothingness. With you. My plan was immaculate. It was your impetuous urge to fight that turned everything to chaos. Well, your plan was no better than whatever that fat mustached fool ever came up with. I am nothing like my creator. Doing just a fine job proving me otherwise. I will prove my worth when I escape from this wretched prison. And all living things will kneel before their master. Would you shut up? I can't stand listening to you yap on and on any longer. It's driving me nuts! That's better.